allora datela a me. Io dovrei consegnare questa lettera personalmente nelle mani del signor Rodolfo Nickleby. Il signor Nickleby è di là molto occupato. Datela a me, io sono il suo uomo d'affari. Mi hanno detto di consegnarla personalmente al signor Rodolfo Nickleby, sono venuta per questo. Chi ve l'ha detto? Chi l'ha scritta, brava gente, parenti del signor Nickleby. Il signor Nickleby non ha mai avuto parenti, almeno a quanto dice lui. A voi forse non l'avrà mai detto perché questi parenti non vivono a Londra, ma adesso si trovano qui disgraziati. Parenti poveri? Ricchi non sono di certo, abitano in casa mia e sono stata io a indurli a scrivere al signor Rodolfo Nickleby che è molto ricco. Oh, in quanto a ricco sì lo è. Ma non credo che questo possa giovare a nessuno. E mi sono incaricata di portare questa lettera finché io non faccio il pattolino. Sono un artista io, dipingo. Specialità ritratti, somiglianza perfetta. Ah, sedete signorina, prego, sedete. Grazie. È un caso... È un caso pietoso e io l'ho preso a cuore più che se si trattasse di cosa mia. Va bene, io vedrò adesso quello che potrò fare. Mi incarico senza... Sono firme stupende, signor Nickleby. Quello che può esserci di meglio a Londra. Tutta la migliore società si veste alla mia moglie, voi lo sapete benissimo. Queste fatture, signor Nickleby, sono oro, oro garantito. Appena le presenterete per l'incasso, vi saranno pagate immediatamente. Ma domani di persona a riscuotere. Ho un uomo per questo. Evidentemente il vostro schiavo. Sì, sì, lo conosco. Voi siete un signore, un magnifico signore. Dovrebbero nominarvi ministro. Ah, io lo dico sempre, qualità eccezionali. E un unico piccolo difetto. Non avete moglie. Con me i complimenti non servono, non sono una donna io. Quanto vi occorre? Le fatture sono per 2000 guinee. Mia moglie, la divina signora Mantalini, ha detto... Niente. Che... Vostra moglie non vi ha detto niente. Ma io vi giuro che... Non può avervi detto niente per il semplice motivo che voi queste fatture le avete rubate. Oh, signore! Ah, inutile mentire con me. Voi le avete rubate per poterle incassare a sua insaputa. Conosco i miei rischi. Vi do 1000 guinee. 1000 guinee? Ah, è un furto, è un autentico furto. Bene, allora non ne facciamo niente. I furti li lascio fare a voi. No, 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 no. Facciamo almeno... 1000. Le vostre basette sono in ribasso? Mm? Finora le vostre principali risorse erano le vostre basette e il vostro nome esotico, Mantalini. Fino a qualche anno fa vi chiamavate Mantel, non sbaglio. Le vostre basette non rendono più. Io sono un marito fedele e poi ho una moglie stupenda. Ad ogni modo. Non volete aprire, per favore, non c'è nessuno in casa. Volentieri. Al piacere di rivedervi, signor Nickleby. Caro amico! Signor Gray! Voi qui, Arturo Gray. Mantalini, eh? Era venuto prima da me, ma io non gli ho dato niente. Voi sì? Che cosa ve ne importa? Oh, per carità, mi è parso di buon umore, molto di buon umore. Voi non volete dirlo e fate bene, ma voi gli avete dato dei quattrini. Voi avrete le vostre buone ragioni, siete il mio maestro. Ma se mi permettete, vi dirò che qualche volta peccate di imprudenza, caro Nickleby. Anche tutto questo vostro lusso, troppo per la nostra professione. È meglio non dare nell'occhio per le tasse e per una certa discrezione morale. Io, vedete, vivo in una misera casetta con una serva sorda. Se abbiamo fatto qualche affare insieme, mio caro Gray, questo non vi autorizza a dire che facciamo la stessa professione. Voi siete un usuraio, uno sporco usuraio. Io no. Verissimo, voi frequentate l'aristocrazia, ma i soldi come li fate?
E come li avete fatti? Sono indiscreto? Troppo. Ditemi piuttosto le ragioni per le quali siete venuto qui. Sono venuto per quel Bray, Walter Bray. Che ne facciamo? Noi siamo tutti e due creditori suoi, io meno, voi più. E pagare quello non paga. Sì, lo so, non paga quello. Lo facciamo rinchiudere a Snow Hill? E addirittura in prigione. Perché gli avete prestato del denaro quando sapevate che non avrebbe potuto restituirvelo? E voi? Voglio sapere perché voi vi siete fidato. Perché ha una figlia, giovane, bella, Maddalena. Vale molto. Per ora si limita a dipingere, ma si deciderà anche a prendere marito. E allora forse la conoscete? No. E allora lo mandiamo in prigione, il padre, sì o no? Osno Hill non starà troppo male, almeno lì poi non potrà giocare. La figlia, la bella Maddalena? Caro Nickleby, conoscete le leggi. La figlia potrà andare a vivere col padre in prigione e assisterlo, tanto più che lui è malandato in salute. Se la ragazza sta in prigione non potrà trovare lo sposo ricco che noi vogliamo. Ma in una prigione per debiti i parenti possono entrare e uscire quando vogliono. La situazione anzi servirà a renderla più mansueta verso qualche pretendente. Almeno la mandiamolo pure in prigione. Ma a rinchiuderlo ci pensate voi. Io me ne lavo le mani. E come sempre. Come sempre. Ecco. Ho preparato tutto qui. Non avete che da mettere una firma e oggi stesso lo metteranno dentro. Grazie. E adesso andatevene, mi seccherebbe che vi vedessero qui. Ah, si capisce, per la rispettabilità. Ma io, vedete, non mi vergogno di quello che faccio e non lo nascondo. Ma parlate troppo, e a voce troppo alta. È un vizio. Un vizio che ho preso per via della serva sorda. Ah, il vostro Nox. Io parlo troppo. Ma lui beve troppo. È pericoloso. Signor Nickleby. Chi era quella signora che era con te? Ha portato questa lettera per voi. Di chi è? Vostro fratello è morto. Non aveva mai saputo vivere. Ha lasciato una vedova e due figli. Si trovano a Londra. Ci si ricorda di me soltanto quando si è nei guai. Sono in miseria. Eh già, e allora si bussa alla porta di Rodolfo Nickleby. Andiamo a trovare quei disgraziati. Vengo subito, mamma. Speriamo che lo zio venga presto. È l'unica speranza che è rimasta alla mamma. A me no. Perché, Nicola? Deve essere così diverso dal povero papà. Non essere sempre così pieno di prevenzioni. Può darsi benissimo che lo zio... Ci aiuti, vero? Può darsi. Ma secondo me, d'ora in poi, Caterina, dovremo pensare da soli a noi stessi. E non sarà facile, credi. Caterina, ma che fai? Cosa avete sempre da parlare voi due? Vengo subito, mamma.
chiedo scusa. Cercavo la signorina Lacrive. Ma prego, si accomodi. Questo è il suo studio. Tornerà fra poco la signorina. Quanto potrà tardare? Non saprei, ma non credo molto. Se vuole attendere. Grazie. Era per lavoro? No, non esattamente. Le avevo portato dei bozzetti, miei. Altre volte era stata così gentile da occuparsene per collocarli presso qualche suo cliente. E così... Potrei vederli? Volentieri. Grazie. Oh, piccole cose senza pretese, ma ognuno cerca di vivere come può. Belli. Veramente belli. Ma questa è lei? Beh, non proprio io. Ho tentato. So che non valgono molto, ma faccio del mio meglio. Lei abita a Londra? Sì, ma molto lontano. Da qui abito... Lei conosce bene Londra? Veramente no. Io vengo dalla provincia. Davvero? Io non sono mai uscita da Londra. Io invece è la prima volta che ci vengo. È una... Sì, una gran bella città Londra. Anche la provincia, immagino. Ma perché non continua a suonare? Che cos'era? Chopin. Sì, ma io sono così per diletto, non ho mai studiato seriamente. Ma mi piace tanto. Come a me dipingere. È l'importante farlo con passione. Ci fa sentire meno soli, meno tristi. Aiuta a vivere. Perché dice queste cose? È sola lei? Peggio che sola. Mi scusi, devo andare, mio padre mi aspetta. Ma se vuole lasciare a me i suoi acquarelli, penserò io a consegnarli alla signorina Lacrivi. Grazie. Mi farà un vero piacere. Chi devo dire? Maddalena Bray. Se lo ricorderà? Certo. Maddalena Bray. È un nome che non dimenticherò, signorina. Immagino una miniatura. Oh, il signore ha un'espressione energica che può riuscire magnificamente. Forse il signore magistrato? No. Il signore sta comodi, prego, prego. Mettetemi in luce, per favore. Io direi di fare un profilo. Il signore ha già posato altre volte? Vi state sbagliando, io non butto il mio denaro in miniatura. Ma avete torto. Una miniatura è sempre un ricordo gradito. Non esiste regalo migliore. Per mia fortuna... Non avrei nessuno a cui dare il mio ritratto. No, sono venuto qui per farvi una domanda. Se posso favorirvi, dite pure. Voi avete degli inquilini qui? Sì, signore, una vedova con ecco, due figli. Appunto, una vedova. Una povera vedova. Ma non tanto povera se può permettersi il lusso di pagare un affitto qui in centro in una casa come questa. Ah, sì, certo, è una casa civile e centrale, ma io faccio un prezzo di favore. Io sono un parente. Ma voi siete il signor Nickleby? Sì. Vi consiglio di non tenere quegli inquilini nel vostro interesse. Se tornano alla loro provincia, dalla quale non avrebbero mai dovuto muoversi, molto meglio per tutti. Adesso vi prego di volermi annunciare. Sì, signore, li faccio venire di qua perché di là ci sono soltanto le camere da letto. Scusatemi. Oh, se intanto volete dare un'occhiata alle miniature, somiglianza garantita, prezzi ottimi. Rodolfo. Coraggio, cognato, coraggio.
questo è Nicola, immagino. Nicola Nickleby. Infatti, signore, mi chiamo così. Signora, bisogna farsi forza, bisogna sapere affrontare le sventure. Io ho sempre fatto così. La mia è stata una perdita tremenda. Tutte le perdite sono tremende. Del resto di mariti ne muoiono ogni giorno e anche di mogli. E di fratelli anche, signore. Di che cosa è morto? I medici non si sono pronunciati, ma la verità è che il cuore non ha resistito. Troppe preoccupazioni. Sciocchezze. Ah, io capisco che si possa morire per un malanno o per un accidente. Uno può morire perché si rompe l'osso del collo, ma no per crepacuore. E quando non si possono pagare i propri debiti, allora il cuore non regge e le vedove diventano una specie di martiri. Certo che chi non ha cuore non corre pericoli da vita. Tutti santi! Quanti anni ha questo ragazzo? Oh, 21. 21? E come conta di guadagnarsi la vita? Non certo a spese di mia madre. Ah, no, certo, non lo potresti neanche se tu lo volessi. Mi avete scritto che i vostri creditori vi hanno portato via tutto senza lasciarvi niente. Proprio niente. E avete speso quel poco che vi restava per venire qui a Londra per vedere che cosa avrei potuto fare per voi. Speravo che avreste fatto qualcosa per i figli di vostro fratello. Mio fratello non ha mai avuto né affetto né stima per me. Certo eravamo di carattere molto diverso, direi quasi opposto. Venendo a Londra non ho fatto altro che obbedire al desiderio espresso dal mio povero marito morendo che venissimo a chiedere protezione a voi. Io non riesco a capire perché chi muore senza denaro si crede in diritto di poter disporre di quello altrui. Che cosa sa fare vostra figlia? Caterina è stata educata molto bene. Caterina, fai sentire allo zio come sai il francese. Il francese serve a poco. Papà diceva che le lingue... Saper cucire e ricamare è molto più utile. Io so cucire e ricamare. E tu hai già fatto qualcosa? No. Me lo immaginavo, è così mio fratello educava i suoi figli? Nicola ha completato da poco gli studi. Suo padre voleva che facesse e proprio ora pensava... Già, pensare di fare e intanto non far niente, no. Vostro marito era un imprevidente, cara signore. Se fosse stato più attivo e più imprevidente vi avrebbe lasciato ricchi. E se avesse insegnato a suo figlio che cos'è la vita, come mio padre ha fatto con me quando ero più giovane di questo ragazzo, egli sarebbe in grado di aiutarvi invece di esservi ancora a carico. No, vostro marito era un imprevidente. Io sono sicuro che mi darete ragione, dato che avete molti motivi per saperlo. Oh, certo, lui non ha mai saputo che cosa fosse il denaro. Oh, se avesse dato retta a me... Mamma! I ragazzi lo adoravano. Sei disposto a lavorare tu? Certamente. Bene, c'è qui un annuncio che... Un annuncio che mi ha colpito. Te lo leggo. Affitti, vendite di appartamenti, commerciali, istruzione. Nel collegio del signor Walkford Squeers, a Dotheboy Hall, presso la meno villaggio di Dotheboys, nello Yorkshire, i giovani possono trovare casa, abiti, libri, denaro per le piccole spese e saranno istruiti in tutte le lingue, vive e morte, matematica, geografia, astronomia e storia. 20 guinee all'anno. Non ci sono extra né vacanze. Vitto eccellente. Il signor Squeers riceve a Londra la locanda testa del Saraceno. Si cerca un assistente. Paga 5 guinee annue. Si preferisce un diplomato. Se ottieni questo posto, per te è una fortuna. Ma Nicola non è diplomato. Ma questo non è un ostacolo, basterà una mia parola. Ma la paga è scarsa e il posto così lontano, zio. Zitta, Caterina, zitta. Tuo zio sa meglio di noi quello che si deve fare. Se ottiene questo posto, col mio... Il mio nome sono sicuro che lo otterrà, per lui sono certo che sarà una fortuna. Oh, certo, capisco. E se crede che non sia adatto per lui, si trovi un altro posto. Senza conoscenze, senza amici e senza raccomandazioni, se riesce a trovare a Londra un impiego che gli basti per comprare un paio di scarpe, io gli regalo 1000 guinee. Cioè, gliele regalerei se le avessi. Nicola, allora dovremo separarci presto. Ma Caterina, ti prego, non seccare lo zio con domande inutili quando si sta preoccupando del vostro avvenire. E tu, Nicola, piuttosto, cosa ne dici? Sì, mamma.
Se ho, diciamo pure, la fortuna di ottenere questo posto per il quale però non credo di possedere i titoli sufficienti, che ne sarà di loro? Per il posto parlerò io, Squeers. In quanto a tua madre e tua sorella, se partirai, è soltanto in questo caso, saranno a mio carico e metterò in condizione di essere indipendenti, quindi potrai partire tranquillo. D'accordo. Tentiamo con questo Squeers. Alla peggio mi dirà di no. Ti dirà di sì. Lo conosco. E se saprai farti valere, potrai diventare anche suo socio nel collegio. Cappello. Quindi, ci vediamo domattina. Alle 10, alla testa del Saraceno, a Snow Hill. Dove si trova? Ho poca pratica di Londra. Non ti sarà difficile trovarlo. È vicino alle prigioni per debiti. Buongiorno a tutti. Nicola! Ma perché? Perché? Tanti hanno cominciato così. Hai sentito? Puoi diventare socio, costruirti una villetta. Anche Koenig ha cominciato così. Sì, sì, Arnold Koenig. Ma no, forse era Stardust. Sì, 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 che era già padrone fin da allora di tante miniere. Era uno dei miei pretendenti quando io ero signorina. Poi... Porta su! Oggi non viene più nessuno. Affari magri. Oh, sì! Che succede? Niente, signor Squeers. Scusi. Come niente? Era soltanto uno starnuto. Uno starnuto? E allora perché hai detto niente? Impara a non mentire! Signor Squeers! Ci sarebbe un signore che desidera parlarci. Ci sarebbe, se c'è fallo passare è subito, no? Vabbè. Smettila di piangere, idiota, se no ti sfrotto. Figliolo caro, tutti dobbiamo patire con rassegnazione questa prova prematura che ti fa piangere dopo tutto che cos'è. Eh? Ecco, quello è il signor Squeers. Smettila. Lasci i tuoi amici, ma troverai in me un padre e in mia moglie una madre. Vivrai in una casa dove troverai dei vestiti, dei libri e un po' di denaro per le tue piccole spese. Il no? Signor Squeers? Sono io. Siete voi che avete posto un avviso sul Times? Sì, signore, sul Morning Post, sull'Herald e sul Chronicle. A quanto vedo, il signore intende parlarmi di affari. Per la verità, i miei affari sono oli e colori. Mi chiamo Snowley. Bellissimo nome. Avrei pensato di mettere questi due ragazzi nel vostro collegio. Ah, come stai, piccino mio, eh? E tu come stai, caro? Eccellente idea. Non dovrei dirlo io, ma non avreste potuto fare nulla di meglio, signor Snowley. Sarebbero 20 guinee all'anno, vero? 20 a testa. I ragazzi mangiano così poco. Oh, ma noi non ci preoccupiamo mai del mangiare dei ragazzi, è il meno. Tutte le ricchezze panoramiche dello Yorkshire, tutte le bellezze morali che inculca mia moglie, tutte le comodità domestiche che un ragazzo può desiderare, avranno tutto. Tutto per 20 guinee. Più 20. A me preme soprattutto la moralità. Ho preso le mie informazioni, credo di non sbagliare, affermando che ho a che fare con un uomo di alta moralità. Altissima, ineccepibile. Su, figlioli, fate amicizia con quest'altro bambino, su. È uno dei miei alunni. Belling, parte domani con me, sudatevi la manina. Tesorucci, su. Buoni, 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 tesorucci, cari. In quel bauletto c'è il suo bagaglio, sì, perché ogni alunno deve portare con sé due vestiti, sei camicie, due paia di scarpe, due fazzoletti... È un rasoio. Un rasoio? E per farne che? Per farsi la barba più tardi. Ma fino a che età tenete i ragazzi nel vostro collegio? Ah, noi non abbiamo un limite stabilito. Finché qualcuno paga la retta o finché scappano. Ma
Parliamo chiaro, che sono questi ragazzi, figli naturali? Oh no! Non credevo, noi ne abbiamo molti. E quello... Anche quello, sì. I vostri, invece? No, no, no. La verità è che io non sono il padre. Ah. Sono soltanto il patrigno. Ho sposato la loro madre, che era vedova. E allora, capirete, non è povera. Ah, bene, bene. Ma le donne sono tutte così senza testa che sarebbe capace di spendere tutto quello che ha per i figli. E allora, per evitare il peggio. Capito tutto. Oh, intendiamoci. Io voglio bene ai ragazzi, ma bisogna essere prudenti. Molto prudenti. Anche perché non crescano troppo viziati. E allora ho pensato che fosse bene mandarli lontano. Il più lontano possibile. Avete fatto benissimo. Del resto, se la retta è pagata puntualmente, io non chiedo spiegazioni. Oh, nessuna paura, ma occhio alla moralità, eh? Su quella io sono intransigente. Meglio se non scrivono a casa troppo spesso. Mai. Solo per Natale. Una bella lettera tipo circolare per dire che essi non sono mai stati tanto felici e che sperano che nessuno li tolga mai dal collo. Oh, meraviglia! Perfetto! Squires? Vi ricordate di me? Sono venuto per il vostro annuncio sui giornali. Sono a vostra disposizione, signor Nickleby. Volete aspettarmi di là, per favore? Prego, prego, fate pure con comodo. Io ne approfitto per godermi ancora un po' coi due ragazzi. Buongiorno, signor Nickleby. Questo è mio nipote Nicola. Fortunatissimo. Vedo che non vi siete dimenticato di me. Ma sono fisionomista. Mi versavate molto tempo fa una piccola somma quando venivo a Londra ogni 6 mesi. Esatto. Per conto dei genitori di un ragazzo, un certo Dorker, che poi disgraziatamente morì. Disgraziatamente? Ah già, io ricordo benissimo. E mia moglie si prodigò molto per quel ragazzo, proprio come se fosse stato suo figlio. Tè caldo, luce accesa tutta la notte, un dizionario sotto la testa perché riposasse meglio. Tutto è inutile. Ma almeno posso dire con orgoglio che è stato fatto tutto il possibile. Vogliamo parlare d'affari? Mai rimandare gli affari. Non dimenticarlo tu, eh? No, signore. Bene, allora prova a ripeterlo. Mai... Ecco, e poi su. Mai... Poi su, poi! Rimandare gli affari. Mai ricordare gli affari. Grazioso. Avevate scritto nel vostro annuncio che volevate un assistente. Già. Ecco, mio nipote. Mio nipote Nicola, fresco di studi, con la testa piena di cognizioni e le tasche vuote. È l'uomo che ci voleva per voi. Ma non credo che sia... Lo è, ve lo dico io. Sarai assunto e insegnerai a tutti i rampolli dell'aristocrazia campestre. Sì, ma forse la mia gioventù è la mancanza di un diploma. Certo, certo, la mancanza di un diploma è un inconveniente. Vi conviene assumerlo. Ve lo consiglia Rodolfo Nickleby. Se per farvi piacere... No, sarà anche un affare, credete a me. A quando la partenza? A domattina alle 8. La diligenza parte da qui, ma deve trovarsi qui un quarto d'ora prima perché dobbiamo portare con noi i nuovi alunni. Sì, signore, sarò puntuale. Io ho già preso il biglietto per la diligenza, anzi, te l'ho fatto procurare da Nob. Passerai a ritirarlo nel mio studio. Andiamo. Thank you.
Avanti. Scusatemi, mi ha mandato mio zio. Io sono Nicola Nickleby. Rodolfo Nickleby? È vostro zio? Sì, mi ha detto che voi avevate il mio biglietto per la dirigenza. Ma voi siete il signor Knox, no? Knox soltanto. Il signore no, non più. Io parto domattina. Ecco qua il vostro biglietto. Sicché voi siete Nicola Nickleby, figlio di Nicola Nickleby? Sì, ho lo stesso suo nome. Ha conosciuto papà? E partite domattina? Sì, per Doseboy, con la dirigenza. Viaggio lungo. E lasciate qui? Mia madre e mia sorella, però lo zio ha promesso di provvedere a loro. Oh, se ha promesso. Perché, non credete? Oh, è passato da molto ormai il tempo nel quale credevo. Ora non credo più a nulla, solo al mio lavoro. Non credo neanche che questo vestito una volta avesse tutti i suoi bottoni. Comunque, questa è una lettera per voi. Per me? Sì, c'è scritto il vostro nome. Ma di chi è? Lo saprete quando la leggerete, ma dovete farmi una promessa. Di leggerla soltanto quando sarete arrivato laggiù. Va bene, promesso. Ma non capisco. Non si capiscono tante cose. E ora andate. Buon viaggio. E buona fortuna. Grazie. E qui abita lo zio? No, no. Questa è la tana. Lui vive di là, nel lusso. Qui lavora lo schiavo. Io. Sì, è già al lavoro. Oh, scusate se vi trovate così poco vestita. Siete sempre bellissima. Allora, proprio di partenza? Sì, ho fatto piano per non svegliare la mamma e Caterina. Meglio filare così per evitare lacrime. No, andare così lontano in un inverno tanto freddo. Necessità. Prendete almeno una tazza di tè caldo, è pronto. Grazie, signora. Prego. Conosciuto la persona che ha portato questi lavori. Cercate di collocarli, mi sembrava che ne avessi bisogno. Sì, farò il possibile. E poi è del talento, mi pare, no? Oh, sì, sì, sì. E poi è una gran bella ragazza. Prendetene uno, se volete. Davvero? Sì. Grazie. Prenderò il suo ritratto. Un autoritratto, lo immaginavo. Caro Nicola,
Tutto quello che posso dirvi è che mi dispiace che voi partiate. Molto. E vostra sorella avrebbe avuto bisogno qui di qualcuno per proteggerla. È tanto giovane, tanto carina. Troppo forse. Questo è il pericolo. Io conto su di voi. Siete la nostra sola amica qui a Londra. Le farò una miniatura che poi metterò in vetrina. Io vi ringrazio per tutto quello che farete per lei e la mamma. Dite loro che sono scappata così in fretta per evitare gli addii. Ma che scriverò. E subito. Sì, sì, subito, mi raccomando. Ragazzo impertinente. Probabilmente non pensava a me. Allegri ragazzi, tra poco si parte. È il primo segnale. Cameriere? Eh? Ci sarebbero due penny di latte? Due penny? Ah, capisco, il latte si è fatto scarso qui da voi a Londra. Bene, riempite la ciotola con acqua tiepida. Fino in cima, il latte vi annegherà. Meglio sta, il latte costa troppo. E portate pane e burro per due. Questo l'ho già ordinato. Per due. Viene subito. Non c'è fretta, abbiamo tempo. Imparate, ragazzi, a dominare le vostre passioni, a non mostrarvi mai avidi di cibo. Ah, benissimo. Puntuale. E il bagaglio? L'ho già consegnato al postiglione, signore. Come vedete, stiamo facendo colazione. E questi sono i ragazzi? Sì, sì, quattro. Pochi, ma sempre meglio di niente. Ecco l'acqua, con i due penny di latte. Ah, squisito. E non dimenticate il pane e il burro, eh? Per due, sì. Pensate, ragazzi, alle migliaia e migliaia di bambini, orfani e mendicanti, per i quali questa ciotola rappresenterebbe la felicità, e ringraziate la provvidenza. Vai al tuo posto! Cosa molto triste la fame, signor Nickby. Molto triste, signore. Mettetevi in fila, su! Quando dico uno, il primo a sinistra verrà a bere un sorso. Quando dico due, verrà il secondo, al tre il terzo e così via. Avete capito? Sì, signore! E dominate! Dominate l'impazienza. È così che si insegna la forza di volontà. Uno! Uno! Basta così. Due! Via, tre, quattro, solito mascalzone. Ecco il pane e il burro. Volete favorire? No, grazie, signora. Ce n'è per tutti, eh? No. Ecco qua. Mangiate. Ma appena il postiglione chiama, si smette. Non bisogna rimpinzarsi prima di mettersi in viaggio. Ebbene, alzarsi da tavola sempre con un po' d'appetito. Tutta salute. In ginocchio per la preghiera. Per questo abbondante cibo... Per questo abbondante cibo... Noi ti ringraziamo, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore. Il resto lo darete a me per il viaggio, capito? Per il viaggio, basta! Basta per il viaggio! Basta per il viaggio! Per il viaggio! Tua madre e tua sorella sono qui.
Dove? Siccome navigate nell'oro, hanno preso una carrozza d'affitto per venire. Io non ne prendo mai. Ma avevamo paura di non arrivare in tempo. Poveretto, andar via senza nemmeno far colazione per non svegliarci. Oh, che carini! Nickleby, occupatevi voi dei ragazzi e badate che non cadano dalla diligenza. Ognuno vale 20 guinee. Chi è quell'uomo odioso? Vuoi che ti presenti il signor Squeers? Quello sarebbe il direttore. Oh no, zio, no. Squeers, ti presento mia nipote, la sorella del vostro nuovo assistente. Ah, è fortunatissimo, signorina. Se avessimo dei pensionanti di sesso femminile, vorrei che voi ne foste la maestra. E per quanto allora mia moglie avrebbe dei giusti motivi per essere gelosa. Signorina. Nicola, ma che uomo è quello? E che vita ti aspetta laggiù? Non lo so, forse lì la gente è solo rude e ordinaria, nient'altro. Comunque quello è il mio padrone. Andiamo, ragazzi. Andiamo con me. Su. Copriti, amor mio, sì. Copriti. Scrivimi, scrivimi. E ti prego, Nicola, mettiti il berretto di lana la notte. Sì, mamma. Sì. L'aria della campagna gli farà bene. Dopotutto lo Yorkshire non è l'America. Adesso bisognerà pensare a queste signorine. Sì. Ho già qualcosa in mente. Dove? A Londra. Qui, a Londra. Giù ragazzi, picchiate alla porta, qualcuno deve essere alzato. Sì, signore. Ecco, fa un freddo cane. Nella diligenza si stava bene, ma su questo calesse si gelava. Ecco, via i vostri bagagli, su. Conducete il calesse e i ragazzi. Qui dietro, stalle e dormitorio sono vicini, non sì, potete signore. Sbagliare. Sì, signore, andiamo ragazzi. Va bene, sì. Sì, lì a destra. Questa notte mettete a dormire i ragazzi dove trovano, poi si vedrà. Oh, finalmente! Che facevi che non aprivi? Scusi, signore, aspettando mi ero addormentato vicino al fuoco. Fuoco? Che fuoco? Dove c'è fuoco acceso? Solo in cucina, signore. La signora mi ha detto che, dato che dovevo aspettare il signore, potevo riscaldarmi lì. La signora non sa quello che dice. Se tu fossi rimasto al freddo, non ti saresti addormentato. Com'è andata, Valentino Bello? Poteva andare peggio. Ho portato 4 ragazzi e un assistente. E qui? Qui come vanno le cose? Le vacche come stanno? Benissimo, tutte quattro. Ah, e i porci? Come li hai lasciati? I ragazzi come stanno? Al solito. Il piccolo Pitcher però ha la febbre. Maledetto demonio, è sempre uguale, tutti i malanni li prende lui. Scommetto che lo fa per dispetto, allora bisognerebbe curarlo a legnate. E che? Ho provato anche con quelli, si ammala sempre di più. Aprite il mic, che deve essere l'assistente.
Sistemato tutto? Veramente quei poveretti... Nella stalla benissimo, staranno al caldo, poi domani si vedrà. Senti, togliami gli stivali, perché sono stanco e mi fanno male. Su, questo è il nuovo assistente. Mia moglie. Piacere. Stasera resterà a cena con noi. Spike, prepara un altro coperto. Si potrà arrangiarvi un letto per stanotte, no? Se non ha troppe esigenze. Oh no, signora, no. Meglio così. Io vado a prendere la cena. Accomodatevi. Posta per gli allievi? Sì, perché? Nessuno ha chiesto di me. Ma chi vuoi che chieda di te? Nessuno! Vai di là ad aiutare la signora! Me l'hanno lasciato qui per anni e anni senza pagare un soldo per lui. E io l'ho tenuto lo stesso. Sì. Generosi si nasce. Lo chiamiamo Smike, lavora. E per questo si rende utile per quello che può. C'è una bistecca sola. Io non sapevo che ci fossero altre. Allora... Dividiamo, eh? Ecco qua. Ecco. Era. E buon appetito. Grazie. Com'è? La bistecca? Tenera. Burro. Infatti è carne che ho comperato io per... Cosa? Perché non l'avrei comprata per i ragazzi, no? Oh, no. Per loro no. Come ti viene in mente che posso commettere uno sproposito del genere? birra? Sì. Caro. Sì, certo, ma un bicchiere solo. Cos'è? Perché non mangiate, non vi piace? No, tutt'altro. Non ho fame. Ah, meglio così. Mangerete domani, c'è sempre tempo. Ah. Il viaggio è stato lungo e io sono stanco. E poi dobbiamo ancora leggere la corrispondenza dei ragazzi. Andiamo, cara. Smike vi dirà dove dormire e domattina sveglia alle 7, mezz'ora prima dei ragazzi. Sì, sì. Non dimenticate di spegnere la lanterna, eh? Dunque, ti chiami Smike. Hai fame? Guarda, qui c'è ancora un po' di pane. Lo vuoi? No, no. Guai se sapessero. Su, vieni, mangia. Quanti anni hai? Non lo so. Non lo sai? No. E la tua famiglia? Non ho famiglia. Non ho nessuno. Ma... Ma che? Non so. A volte quando... Mi sembra... Che quando ero piccolo... No, è inutile. Non riesco a ricordare. Non ho famiglia, non ho nessuno. Beh... Ora avrai me. No, non fare così. Anch'io, almeno qui, sono solo. E allora come mai sei qui? Non lo so neanch'io. Vado a prepararti il letto. E se mi permetti, stanotte dormirò vicino a te. Va bene. Ma vai al buio. Ci vedo benissimo al buio. Sono abituato.
Caro Nicola, io conosco il mondo. Vostro padre non lo conosceva, altrimenti non mi avrebbe dato del denaro che io non avrei mai potuto restituirgli. Se avrete bisogno di qualcosa, io abito in Silver Street 46. Una volta ero un signore, ora sono soltanto Knox. Puoi venire. Come ti chiami? Nicola Nickleby, ma per te soltanto Nicola. Nickleby? Sì. No, Nicola. Meglio, Nicola. Andiamo. Andiamo. Nicola sarà già arrivato, vero? Credo di sì. Il viaggio era lungo, ma devono essere arrivati ieri notte. Un po' più a destra la testa. Ecco, così. Questo ritratto sarà un capolavoro. Scommetto che il primo che lo vede vi chiederà ogni cosa. Ma come fate ad essere sempre così allegra voi? Ma non lo so, forse perché sono sola al mondo. Ma la solitudine non vi spaventa? Beh, sola per modo di dire, ho tutta questa gente, le mie miniature. Magari di gente che nella vita è cattiva. Ma qui, chiusa nel piccolo quadretto di una miniatura, sono diventati tutti buoni, per merito mio. E silenziosi. Parlo io per tutti. Forse per questo sono così chiacchierona. Oh, mi scusi, signorina. Prego. Caterina, ti presento Margherita Bre. Piacere. Piacere. Ero venuta per vedere se per caso. Ah sì, due, sono riuscita a venderne due. Ah, non so come ringraziarvi, ma in questo momento mi trovo in una tale necessità. Passerà, grazie. Passerà. Sono così preoccupata. Per la salute di vostro padre? Anche. E per di più, ora si trova in prigione. In prigione? Oh no, a Newgate, a Snow Hill. Oh. Lui non ha colpa, per debiti. E ora vivo anch'io con lui. Non fatemi dire, è tremendo. Poverina, ma come fate a vivere laggiù? E dove volete che stia? A casa, solo. Lì almeno c'è mio padre e poi ho una così strana prigione con tanta gente che va e viene. Ma che tristezza, vederlo chiuso lì, inchiodato a quella poltrona. No, non voglio dare spettacolo, perdonatemi, signorina. Perché non venite qualche volta qui? Sì. Anche noi siamo tanto sole da quando mio fratello è partito. Vostro fratello. Grazie. Siete molto gentili. Vi sono molto grata, signorina. Di niente, cara. Ma suo padre e il vizio del gioco, ecco il risultato. Lei deve andare in giro a vendere i suoi disegni. Meno male che qualcuno riesce a venderlo. Ma gliel'ho venduti io, gliel'ho comprati io, di più non potevo. Oh, stupendo! Tutto il mio ritratto. Quando ero più giovane, si intende. Una vera opera d'arte. Una volta un pittore chiese di farmi il ritratto, ma era soltanto invece per farmi la corte. Peccato. Peccato che non potremo pagarvi, signorina. No, non vi preoccupate, signora Nickleby. Ma vostro cognato non avrebbe dovuto venire qui oggi? Sì, sì. Oh, ma ha tanto da fare, poverino. Se dovessi dirvi la verità, quel vostro cognato a me non piace. Io vado per intuito. Non mi piace. No, eppure... Sarà ricco, sarà magari anche buono, e non credo. Ma a me non piace. Ah, avanti. Permesso. Stavamo appunto parlando di voi. Ottimo lavoro, complimenti. Sono venuto per parlarvi. Beh, io
vi lascio. No, no, potete restare. Quella cosa dire lo posso dire anche di fronte a voi. Anzi, poi il parere di un artista può sempre essere utile. Accomodatevi. Grazie. Ho trovato un posto per te, Caterina. Hai sentito, Caterina? Ringrazia. Ha trovato un posto anche per te dopo aver già sistemato Nicola. Io ne ero certa. Ne ero certa. Cosa ti dicevo anche stamani? Dovete lasciarmi terminare. Oh, certo, Caterina. Lascia proseguire lo zio. Lo zio, sai, ha molto da fare. Il suo tempo è prezioso, quindi ti prego, Caterina cara, non essere egoista. La vostra poca abitudine agli affari vi fa sprecare molte parole inutili, signora. Oh, proprio così. Infatti, anche il mio povero marito diceva... Vostro marito non aveva la minima idea di cosa fossero gli affari. Il posto che ho trovato per te, Caterina, è presso una grande sartoria. Una grande sartoria? Quale? Sartoria Mantalini, che serve le migliori famiglie. È inutile che ti ricordi, Caterina, che le sarte qui a Londra possono assurgere a posizioni preminenti, possono avere carrozze e cavalli e sono molto bene accette in società. Oh, quello che dice tuo zio, Caterina, è sacrosanta verità. Ricordo che quando tuo padre... E io andammo in città subito dopo il nostro matrimonio. La ragazza della modisteria che venne a portarci un cappello con dei nastri bianchi e verdi, sì, o gialli, gialli forse, non ricordo. Ebbene, venne in carrozza. Non so bene se la carrozza era sua o d'affitto, ma ricordo benissimo la cosa perché il cavallo cascò morto, stecchito, proprio davanti alla porta di casa nostra. Sì, ma no, forse questo non c'entra. La sartoria Mantalini è in Cavendish Square. Se tu sei disposta, io posso accompagnartici anche subito. Oh, sì, sì, certo che è disposta. Vorrei sentirlo dalla sua voce. Va bene, zio, ma... Ma che? Potrò continuare a vivere in casa con la mamma. Dovrai consumare i tuoi pasti vicino alla sartoria. E poi del resto, non subito, ma fra non molto, tu e tua madre dovrete togliere il disturbo alla signorina pittrice e cercarvi un altro appartamento più adatto, meno lontano dalla sartoria e meno lussuoso. Ma in quanto al fitto, non preoccupatevi. Non sarebbe dignitoso per loro non pagare ciò che è giusto. Poi qui è troppo lontano. Io non so proprio come ringraziarvi. Non c'è di che. Mantalini, non è quel tipo con quelle enormi basette che ha un tiro a quattro di cavalli bianchi? Sì, proprio lui. Il marito di Madame Mantalini. Perché? Lo conoscete? Vagamente, ne ho sentito parlare. Sono pronta, zio. Bene, andiamo. A presto, mamma. A presto, cara. Continua a non piacere. Oh, sembra burbero, perché è timido. Sì, sì, i timidi sono fatti così. Lasciate che ve lo dica una che se ne intende. Ha un cuore d'oro, sarà. Io, per esempio, se chiedesse la mia mano, malgrado tutte le sue ricchezze, gli direi di no. Avreste torto. Comunque non credo che chiederà la vostra mano. Non lo credo neanche io. Questa è l'unica cosa su cui siamo d'accordo. L'altro. Avanti, è una medicina ottima e salutare. L'ho preparata io, con le mie mani. Giù, inghiotti. L'altro. Giù. Per oggi la tua medicina è questa. L'ultimo. Porta via Smike. Somministrata la medicina quotidiana? A tutti in questo momento. Ottimamente, una medicina che schiarisce le idee. Donna meravigliosa, mia moglie, attiva ed economa. È una madre per questi ragazzi, una vera madre. Ecco, questa è la prima classe di ortografia inglese e filosofia. Fate attenzione come voglio che si insegni. Seduti. Prego. Avanti il primo della classe. Ho detto avanti il primo della classe. Sto pulendo la finestra del salone. Benissimo, pulire.
Verbo attivo, togliere il sudiciume. Finestra, apertura nel muro per lasciar passare la luce del giorno, che è la più sana e la più economica. Quando un ragazzo ha appreso, va a mettere in pratica le proprie cognizioni. Avanti il secondo. Sta lavorando in giardino. Benissimo, giardino, botanica, nome sostantivo che indica la conoscenza delle piante. Capito il sistema? Che ve ne pare? Ah, molto, molto utile, signore. Fuori il terzo. Che cos'è un cavallo? È un animale. Esatto. Vero, Nickleby? Credo non vi siano dubbi. Il cavallo è un animale quadrupede. Equus, in latino. E già che lo sai, vai alla stalla e striglia il cavallo. E se non lo fai bene, dopo ti striglio io. Via! Gli altri al lavoro! Voi a fare legna! Voi a pulire i pavimenti! Voi andate a mangiare i porci! Via! Via! Fuori! Questo è il sistema. Avete visto? Ho visto. Papà! Oh! Scusate, io non sapevo. Questo è il nuovo assistente, il professor Nicola Nickleby. Mia figlia Fanny, figlia unica. Piacere. Come sta la tua amica Tilde? Bene, papà. Mia figlia è stata al paese, ospite della sua grande amica Tilde. Sì, perché mia figlia ha un'amica, ma è già fidanzata. Perché sta rotto un vetro? Cosa? Un vetro? Ora ti faccio vedere io. Datemelo a me, legatelo al palo! Legatelo al palo! Ero venuta per farmi fare la punta di questa penna. Se posso essere utile io. Oh, grazie. Morbida o dura? Scusate, ero distratta. Morbida. Ecco fatto. Grazie. Perfetta. Badate, signorina, che potreste ferirvi le labbra così. Oh, non me lo dica. Sono così sensibile. Lo sa che quando il nostro cavallo zazzoppò e perse tanto sangue, io sono svenuta. Siamo tutti tanto delicati in famiglia. Sì, sì. Capisco, capisco. Ma forse mi sto facendo perdere del tempo. Mi scusi. E ancora grazie. Arrivederla, professore. No, Nicola, no! Ma non sento! Se tu vuoi impedire questo ti mandano via, io non voglio. Sarebbe peggio per tutti. Ormai noi ci siamo abituati. Il sistema del collegio? Nickleby?